La tua missione, quando la Madonna te la annunciò a Fatima, comprendeva un aspetto importante di questa realtà extraterrestre che è quella messianica. Ecco, Sì. due parole su questo processo che comunque non sarà come termine il contatto, ma c'è un contatto divino con la seconda manifestazione pubblica di Cristo. Se vuoi esprimere qualcosa. Il fine di tutto questo del quale abbiamo parlato stasera, sia da parte mia, sia da parte degli extraterrestri, cioè nostra, è un disegno. Il disegno del ritorno del Messia Gesù Cristo, che per noi rappresenta l'intelligenza cosmica, compenetrato dall'intelligenza cosmica. Ecco, quello non sarà un contatto, quello sarà un giudizio. E soltanto l'essere cristico può violare il libero arbitrio e giudicare, cioè può essere una corte, un giudice. E il giudice Cristo ti giudicherà in base ai fatti, sarà accompagnato dalla nostra confederazione, perché quando Cristo parla di angeli, parla della confederazione Di questi extraterrestre, esseri. certamente. Le legioni di angeli sono questi esseri universali che lo servono e lo accompagnano, perché il Cristo è il capo di tutti questi esseri cosmici che ci guidano. Lui è il maestro dei maestri e quindi è nello stesso tempo compenetrato dal Padre e soprattutto dallo Spirito Santo. Lui tornerà ed è una missione della Confederazione questa, è la missione fare tornare Cristo, cioè aprire il terreno al ritorno del Messia, perché molti di noi, questo è un altro, non so se per te magari non lo è, ma per il pubblico, ma chi erano secondo voi Giovanni Battista, Pietro, Matteo? Erano loro in missione sua, erano esseri che non sono di questo mondo. Chi era Maria Maddalena? Chi era Lazzaro? Chi era la bambina che Gesù ha resuscitato a casa di Geiro e Lemorrois? Esseri di altri mondi, camuffati in palestinesi, in siriani. Era la No. confederazione che accompagnava il Cristo, incarnandosi in corpi umani. Ci sono terrestri meravigliosi, bellissimi. Non sono extraterrestri, ma sono degli angeli. Questi esseri extraterrestri sono venuti per loro. Non tutti quelli buoni, straordinari, amanti della vita sono extraterrestri, sono anche Ma orgogliosamente terrestri, della terza dimensione, e il loro spirito è sensibile a respingere la forma di Caino, l'idea di Caino della violenza. Quindi, per questa gli extraterrestri visitano la nostra civiltà anche per dare una mano d'aiuto a questi esseri poco evoluti ma bellissimi. Quindi a loro fanno parte di quegli eletti, cioè di quelle persone che saranno scelte e che godranno di un'evoluzione tecnologica, scientifica e spirituale che meritano, ma non sono extraterrestri. Poi ci sono una squadra abbastanza folta di esseri che sono venuti qua e alcuni di questi donne e uomini io li ho incontrati, li incontro e addirittura alcuni ce li ho in famiglia, ma magari loro non lo sanno o io gliel'ho accennato e loro dicono, vabbè, ma Giorgio magari forse è così buono, cioè non mi credono in sostanza, ma non ci fa niente, l'importante è che mi seguano.